allora ne approfitto, poi dopo naturalmente cominciamo il nostro, la nostra chiacchierata che chiude questa seconda tornata di ragionamenti ad alta voce, di presentazione del lavoro delle isole intorno al cinema, un lavoro prezioso, a differenza di quello che diceva Steve, io ho avuto la possibilità, non sono mai stato all'Asinara, però sono stato alla Maddalena, sono stato a Carloforte, sono stato a Tavolare, quindi conosco abbastanza bene, non sono andato mille volte, però conosco abbastanza bene quella realtà. Chiudiamo la nostra chiacchierata, durerà poco più di un'ora, come sapete è un tema abbastanza così altisonante, se volete, che è quello del, lo sintetizzo e lo semplifico, l'utilità dei festival rispetto a una possibile strategia di sviluppo economico, non solo economico, della Sardegna. Riprendiamo oggi pomeriggio alle 15.30, c'è la possibilità di vedere, credo che sia un'altra sala, la sala 7 se ho memorizzato bene, però guardate il programma, e avrete la possibilità, se non li conoscete, di vedere tre lavori di Gianfranco Giagni, tre lavori, tutte e tre che hanno a che fare, sono tre viaggi, tre documentari, tre racconti all'interno del corpo del cinema, quindi sì, ci sarà la possibilità di vedere qualcosa che ha a che fare, i film come sapete sono vestiti, no? Noi ce ne accorgiamo non sempre, a volte sembrano non vestiti ma sono sempre vestiti, e uno dei documentari ragiona proprio su un patrimonio, su un archivio, su una creatività che ha a che fare con i vestiti, quindi la Sartoria Tirelli, c'è poi il lavoro di Dante Ferretti e si chiuderà questo trittico, è soltanto una parte del lavoro sul cinema che Gianfranco ha fatto, ma ne parleremo poi oggi pomeriggio, con l'ultimo lavoro fatto in collaborazione con Fabio Ferzetti che riguarda Carlo Verdone. Va bene, Piera la prendiamo in corsa, anche perché poi diventa, io insomma, ho un po' allungato e dettagliato, ho dettagliato la cosa. Vi presento subito le persone che ci aiuteranno a riflettere ad alta voce su questo aspetto importante, che poi è il cuore, il momento se volete più istituzionale, ma faremo di tutto, anche so che i compagni di chiacchiera faranno di tutto per non renderlo né palloccoloso né troppo istituzionale, e poi il motivo di fondo, il motorino, il motorino d'accensione di questi due giorni, di questo giorno e mezzo di lavoro. Francesca Solinas, che è la mia sinistra, io l'avete vista, e Francesca è legata profondamente, non solo per motivi familiari, alla Sardegna, ma proprio perché il premio Solinas è stato, credo, no, il progenitore di quello che sta accadendo nelle isole in questo momento. Steve Della Casa, che ci aiuterà a mettere a fuoco, partendo proprio dall'esperienza. Ecco, Piera, anche Piera che arriva, va bene, allora. Ti eri dimenticato, no, era andata a comprare il libro, ma non te l'ha regalato Steve, non te l'ha regalato, l'hai dovuto comprare, vedi, va bene, cioè questi diritti d'autore, vabbè. Appunto, buongiorno, eccoci, no, non ti preoccupare, appunto Steve Della Casa che ci aiuta naturalmente alla luce delle esperienze di direzione di festival, ma anche il rapporto fra Film Commission e un territorio, Piera De Tassis, che significa Tavolara, ma significa anche Ciac, significa il festival di Roma. E poi do il benvenuto naturalmente a Gianluca Cadeddu, sì, ho memorizzato bene il tuo nome, che è il direttore del Centro Regionale di Programmazione, e poi dopo ci devi spiegare cos'è, perché io non... Poi dopo ci aiuterà e ci spiegherà che cosa accade. Direttamente, vediamo, siamo, ho la stessa età tuo papà. No, penso di immaginare, però è importante, ci fa piacere che ci sia un interlocutore comunque, no? con la regione. In prima fila, schierati, ma non per essere fucilati simbolicamente, ci sono poi i responsabili, le anime, poi come avete visto anche dei filmati, ed è abbastanza eccezionale questo, perché in nessun'altra regione d'Italia, lo dico con certezza, c'è questo scambio di ruoli, no? Qualcuno va a presentare, complice, si muove gattonescamente e simpaticamente all'interno delle varie platee, riferito a Cabildo naturalmente la cosa, perché ti ho visto nei filmati, però mi piace molto, no? Mi piace perché vuol dire che il circuito delle isole del cinema non è uno slogan, non è un brand, non è una formuletta magica, non è
una giaculatoria laico-religiosa, ma è qualcosa di molto concreto. Credo che siete tutti avvertiti del fatto, avvertiti nel senso che sapete già che in Italia ci sono più di 130 festival veri e propri, senza contare rassegne, rassegnette e rassegnine. In Europa ce ne sono circa 600, in tutto il mondo superiamo il migliaio. Naturalmente il vecchio continente fa da padrone in questo ambito. Qualcuno dice, e forse sbaglia, secondo me sbaglia, che ci siano più festival, più occasioni di formazione, di riflessione, di quanto siano gli oggetti di riflessione stessa o i film buoni da presentare. Io credo che non sia vero, o forse è vero, però non è detto che un film presentato in un festival sia poi del tutto conosciuto, familiare alla platea, al pubblico, ai curiosi di un altro festival. Sta di fatto, lo sapete anche questo, però ve lo ricordo, dal 2003 al 2013 sono sparite solo in Italia più di 700 sale cinematografiche, quindi 130 festival sono potenzialmente 130 sale, non necessariamente in senso classico, non belle come questa multisala che ci ospita, che è veramente molto bella, e non lo dico non perché così, perché siamo qua, ma mi ha colpito. E quindi ne abbiamo perdute più di 700, ne conserviamo e ne dobbiamo proteggere queste 130 circa che ci sono. Ultima cosa, poi lascio naturalmente la parola a chi ci aiuterà a capire meglio. Credo che sia una straordinaria ovvietà, però segniamola, evidenziamola, twittiamola, mettetela su Facebook, fatene quello che volete. Il peso culturale dei festival sul territorio ha anche una ricaduta molto concreta, poi vi darò e vi leggerò anche dei dati in base a una ricerca fatta un paio d'anni fa, ha un peso anche molto forte da un punto di vista turistico, c'è una parolaccia, si chiama cineturismo, però è significativa ed ha un peso, e ha un peso, e questo mi sembra ancora più interessante, credo, da un punto di vista di programmazione di una regione, perché una regione dovrebbe, deve, non dovrebbe essere neanche sollecitata a investire sulla cultura, ha un peso anche economico molto importante, no? È una forma, se volete, di industria leggera che non dura i 4-5 giorni in cui avviene il festival, la manifestazione, il laboratorio, ma poi ha degli effetti collaterali sani che possono andare molto in là. Ultima cosa che dico, però sul cineturismo non solo, Susan Bier credo abbia fatto un film ambientato in cui c'è un matrimonio che si svolge dalle parti di Sorrento sulla costiera. Sta di fatto che 15 giorni fa proprio credo l'assessore della regione campana raccontava come dopo aver visto quel film è aumentato vertiginosamente il numero dei matrimoni di stranieri in quel posto. Quindi ancora una volta il cinema maltrattato, bistrattato, sottovalutato diventa un piccolo grande motore di immaginazione, che nel caso di sposi e comitive significa anche molto molto denaro che arriva in una località. Quindi fare i festival non solo arricchisce lo spirito critico, come diceva ieri Ettore Scola, credo nel filmato, perché adesso c'è una confusione con i vostri filmati che non finisce più nella testa, credo quello della Maddalena, no? Alimenta lo spirito critico, e quello non ha valore economico, è qualcosa di infinito, di enorme, quindi ogni parola, ogni film, anche di quelli che non ci piacciono, arricchisce la nostra consapevolezza del mondo, e chi si occupa della cosa pubblica, se non capisce questo, veramente deve andare a casa o in pensione, non vogliamo più vederlo, perché non capisce niente, però lo capisce troppo bene, vuole che questa, che il nostro senso critico, la nostra immaginazione non, in qualche modo non si infiammi, non prenda colore. Noi non abbiamo immaginato un ordine di interventi, quindi suppongo che questo faciliti il nostro giro di opinioni. Comincerei proprio da Piera, no? Proprio su questa, dovendo ragionare, sì, sei arrivata tardi, quindi ti tocca ovviamente, ma che sei, che sei giustificata ad aver comprato il libro di Steve, naturalmente. Piera, come possiamo appunto mandare ulteriori, no, non messaggi nella bottiglia perché quelli non servono a niente, ma proprio no, una sorta di stalking culturale da fare rispetto a chi non vuole, non presta attenzione a tutto questo. Ecco,
la domanda più difficile, no, immagino, no, questa della giornata. Tu rispondi quello che vuoi, io faccio. Ma io penso, no, io rispondo come ho sempre fatto, come ho sempre lavorato, insomma, chi mi conosce lo sa. Cioè, io ho sempre pensato che bisogna lavorare a testa bassa. È un vecchio insegnamento, peraltro di Valerio De Paulis, devo dire, mi ricordo che un giorno gli dissi, ma tu come fai? Perché aveva appena fatto i miliardi con Fahrenheit 9-11, scusa, stavo dicendo 451, e a cui erano succeduti una serie di flop clamorosi. E lui, devo dire, che non è sempre simpaticissimo, ma è Valerio De Paulis, ma ha detto che l'unica cosa è lavorare. Si inanellano successi in successi e bisogna andare avanti. Allora, io credo che non ci sia molto stalking da fare, ci sia da continuare a lavorare attorno a dei progetti che sono dei progetti che individuano una propria nicchia di riferimento, un proprio pubblico di riferimento. Tu sai che stai parlando quelli, so a chi sto parlando quando faccio Chuck, attraverso tutte le difficoltà, diciamo, dell'editoria in questo momento, ma anche negli anni precedenti, perché è un'editoria specializzata. Sicuramente voi sapete e avete creato un pubblico con la trasmissione, e sicuramente con Tavolara noi abbiamo cominciato per mettere assieme degli amici, per mettere assieme una passione comune. Questa passione è cresciuta da sole, devo dire, non si è fatta molta fatica, anche nell'indifferenza collettiva e generale di istituzioni varie, la cosa mi lascia sempre molto stupefatta, però l'abbiamo fatta anno dopo anno, cercando gli sponsor, eccetera. Si è creato un pubblico, quel pubblico fa passaparola, non so se sto andando fuori tema, però è un po' questo. Quel pubblico fa passaparola. Io vado in tutta Italia, ma adesso mi è successo recentemente anche in Francia, c'era un pazzo che conosceva Tavolara perfettamente perché aveva incrociato qualcuno che era in vacanza, che passava di là. Adesso a Madonna di Campiglio mi chiedono di fare un gemellaggio, ci chiedono, Marco te lo dico, possiamo avere anche le vacanze invernali, perché due degli amministratori sono passati a Tavolara, si sono infilati sul traghetto, sono venuti a cena. Allora, io credo moltissimo nel passaparola. Non credo che costruisci un brand, parolaccia che continuiamo a usare, che però definisci quello che è, no? Tavolara è il festival Una Notte in Italia, Tavolara più canzone di Fossati, significa evoca immediatamente una cosa. Non c'è, io non sono capace di fare operazioni di marketing a tavolino, però credo di essere riuscita a comunicare nel corso di questi anni quello che stavo facendo con il pubblico di riferimento. Il passaparola è fondamentale sui festival, non c'è stalking possibile, bisogna che ognuno sia investito dal fatto di sapere che Tavolara in quei giorni dell'anno ti regala quel tipo di emozione, perché questa è la parola fondamentale legata al cinema, è quel tipo di scoperta, perché anche se noi riproponiamo film, sono film che la gente, ragazzi, non ha visto, cioè che molto spesso non si vede più in sala. I festival stanno sostituendo la visione di sala. In un processo, poi mi fermo qua, tra l'altro a ritroso, nel senso che noi andiamo verso il vintage, perché ci pensavamo ieri sera, ne parlavamo con qualcuno. Noi abbiamo fatto quest'anno la prima proiezione su grande schermo di Mamme Imperfette, una mamma imperfetta, che fino ad allora è stata vista solo sul sito del Corriere, quindi in una visione che è quella. Allora, poi riportiamo la gente in una condizione di andare al cinema affrontando una serie di difficoltà. Il traghetto, il mare, lo dicevo ieri, no? Il maestrale, la giacca vento necessaria, un rientro impossibile, non si sa mai a che ora si rientra perché il traghetto non c'è, che devi fare attraversare i sassi, gli scogli, poi ci sarà freddo, non avrai la sedia. Eppure la gente viene sempre più numerosa. L'anno scorso abbiamo avuto dei record che anche noi eravamo stupefatti, il tempo, il clima era mite più del solito, però. Quindi gli riproponiamo un'esperienza. Allora io credo che bisogna, che è il passaparola di questa esperienza, la gente ha sempre più bisogno di sperimentare, vivere, emozionarsi ed essere a contatto. L'unico stalking possibile che conosco è questo, continuare a cercare di scriverne, però ecco, tenendo presente da giornalista che non è facile scrivere dei festival, voi tutti che fate questo lo sapete, non è facile scrivere di cose che la gente poi non può vedere o sperimentare subito, di film che non conosce o che vedrà.
Bisogna, secondo me, trovare un modo di raccontare appunto l'esperienza e l'emozione, invitarli a farla, cioè coinvolgere. E io francamente non conosco altro sistema che un importante passaparola, mettere assieme le persone come fa Tavolara, come probabilmente fanno le Ipron, in maniera con declinazioni diverse. Però da noi vengono, ormai il problema è non farli venire, perché addirittura si inventano trailer, film da montare, progetti pur di poter essere presenti, il che significa partecipazione anche degli autori. Significa un'emozione regalata al pubblico, avvertita, e quindi per me questo è il continuare a fare. Piera, ti faccio proprio una domanda. Secondo te, appunto, le persone si inventano trailer, finti film che vorrebbero fare? No, sono i trailer dei film che verranno, sì, sì, che oppure forse, che forse... ti faccio la sigla, sì, vengo, esatto, a ballare, sono pronti a fare qualunque cosa, faccio un numero di tip tap. Però di questo positivo passaparola che arriva in Francia, arriva Madonna di Campiglio, appunto la regione che ospita Tavolara se ne rende conto? Non lo so. Lo focalizza? Non lo sai? Non lo so. Non l'ho mai saputo, però devo anche dire che io sono anche l'unica esterna, no, al territorio. C'è Marco Navone, che è l'organizzatore, il mio complice in tutti questi anni, sono 22. Probabilmente ha una sensibilità sulla politica locale diversa, però devo dire che io dovrei averla. Se ci fosse stata molto, dovrei essermene resa conto. Allora non sarò qua per fare polemica, però l'ho detto prima. È molto strano che, parlo per Tavolara adesso, non voglio interpretare i sentimenti delle altre isole, però è molto strano che ci sia stato questo lavoro su Tavolara, così imponente, perché diciamo, ormai tutti in Italia sanno che Tavolara corrisponde a un parco marino, ma forse prima a un festival dentro questo parco marino, che tra l'altro è molto importante questo legame, cioè un legame col territorio. Sono cresciuti quasi assieme, no, come progetti, sempre responsabile un altro Navone. È molto strano, eppure non avverto. Io ogni anno faccio la rituale conferenza stampa nel comune di Olbia, a cui mi sottopone Marco Navone. No, se ti devo dire, non avverto il sentimento che questa sia una cosa importante, rilevante, che sia stato fatto un lavoro, peraltro per i tre quarti di volontariato di tutti noi, e che abbia prodotto questi frutti. Questo mi lascia sempre molto sorpresa. Con questo chiudo, se no Navone dice che non avremo mai più un contributo. No, ma non è quello. Cioè, secondo me, giustamente Piera, sottolineare delle disattenzioni, delle amnesie, forse periodiche, momentanee. Prego. Sì, no, ti voglio dire che però c'è, adesso, non per approfondire, però poi mi accorgo, quando faccio i conti, che forse siamo noi un po' distratti, un po' ingenuo, un po' tutto, perché poi lascia perdere la regione. Poi vedo gli elenchi dei festival finanziati e sovvenzionati in Italia e mi chiedo, ma perché? Allora evidentemente non è solo una questione di potenzialità, di visibilità, anche di rassegna stampa, di punteggio, perché ci sarà pure una cosa che tiene conto dei risultati. Questo, lì c'è una commissione a parte, come sapete, all'interno del Ministero. Credo che non ci sia un punteggio vero e proprio, lì però non pubblicamente, magari, ma non perché c'è nulla da nascondere. A me capita, sto in un'altra commissione totalmente diversa, non ha a che fare con i festival, però alcuni festival li vedo lì presenti, ma non per bere dei caffè, ma semplicemente per illustrare anche alle persone, ai funzionari che sono all'interno del Ministero, il lavoro che viene fatto, perché giustamente non lo conoscono, no? Si trovano di fronte a una mole infinita di domande, per loro Ponzino piuttosto che Ponzetto, per fare dei nomi a caso, si equivalgono, no? Quindi chi fa una manifestazione dovrebbe avere anche, secondo me, la pazienza di presentarla nel modo più corretto, nel modo più legittimo, naturalmente, no? perché spesso saltano le informazioni. Francesca Solinas, la storia del Solinas si lega a dei passaggi, a degli snodi molto importanti della storia recente del cinema italiano, che sarà il prossimo capitolo che Steve
scriverà, no? Perché nella storia inconsueta sicuramente poi alcune scoperte, alcune messe a fuoco, alcune valorizzazioni, soprattutto in un momento in cui, e questo poi ci sono anche lì delle amnesie collettive periodiche, no? Si dimentica molto spesso il valore delle sceneggiature nella storia del cinema italiano, come la storia del cinema di altri paesi, no? Per cui ci sono dei periodi in cui il cinema di un paese è fatto solo dagli attori o è fatto solo dai registi, e voi invece avete avuto il merito di proprio accendere lo spot luminoso su questa dimensione del lavoro. A parte questa, a parte questi che non sono complimenti di rito naturalmente. Però a un certo punto voi siete stati costretti a emigrare. Adesso non ho capito se state tornando, non l'ho capito questo, vedi, anche la mia informazione. Vorreste tornare, però di fatto, al di là del contributo... Sa Dio, adesso non mi ricordo in quale regione si usa questa espressione, sa Dio, nel senso... Però sta di fatto, sì, appunto, che non solo c'è stato un contributo da parte del premio Solinas al cinema italiano, ma c'è stato, tornando al tema generale della nostra chiacchierata, le manifestazioni, festival, rassegne, i corsi di formazione, insomma tutto quello che ha a che fare con il ragionamento e la presentazione del cinema è un contributo importante per un territorio di fatto, no? C'è un rapporto diretto, credo. Tu che cosa ne pensi? Sarebbero molte le cose da dire, naturalmente cerchiamo di mettere a fuoco quello che poi è più utile qui alla conversazione. Intanto un minimo di panoramica sull'attività del premio Solinas. Come dicevi, è stata la prima iniziativa a rendere non solo omaggio ma anche a far capire qual è l'importanza della sceneggiatura per il cinema, nel cinema, cioè il momento della progettazione. Qui sono felice che ci sia un responsabile della programmazione, perché poi di fondo, rispetto a tutti i vari aspetti, i vari problemi che sono stati citati e sollevati, è proprio un discorso diciamo di programmazione, di progetto. Ecco, in Italia, tramontata all'epoca del cosiddetto cinema pubblico, quando c'era appunto l'Istituto Luce, nel bene o nel male, con quello che ha prodotto, diciamo, poi in abbinamento con il famigerato articolo 28, che era quello poi che serviva per esordire, erano i fondi che venivano dati dal Ministero per gli esordi, non c'è mai stato veramente non si è mai riusciti a fare un discorso di sistema, un discorso di coordinamento che c'è in tutti gli altri paesi, per non andare al di fuori, parliamo dell'Europa, degli altri paesi europei, dove c'è un coordinamento tra la legge che riguarda il cinema, le iniziative, gli eventi culturali collegati al cinema, quindi festival, la parte della formazione collegata anche questa al cinema. Non ci sono strumenti, non ci sono istituzioni di riferimento, e quindi questo è un problema che scontiamo un pochino tutti. Da un lato ci sono alcune istituzioni sopravvissute, ma sempre negli stenti, come il Centro Sperimentale di Cinematografia, tra i vari alti e bassi, alcune importanti manifestazioni di riferimento come Venezia, come Torino, come altri, come la mostra di Pesaro, insomma dei momenti importanti che comunque diciamo fanno da riferimento rispetto alle miriadi di altre manifestazioni a cui ti riferivi. Però il problema è appunto che non ci sono strumenti né dal punto di vista delle leggi coordinati, né da un punto di vista di istituzioni di riferimento, quali poi a un certo punto per anni si ipotizzò questo Centro Nazionale del Cinema piuttosto che l'Istituto, insomma quegli strumenti che normalmente negli altri paesi agiscono e fanno da punto di riferimento e da coordinamento. Quindi noi, come anche appunto gli altri amici e colleghi qui, ci siamo trovati a lavorare in questo vuoto, in questa difficoltà tra il pensare, diciamo, il sistema Italia rispetto al cinema e agire su realtà locali, in alcuni casi anche molto, molto ristrette e piccole, cercando a partire da queste realtà locali di fare un discorso che fosse anche nazionale, che riguardasse tutto il cinema italiano. Quindi noi siamo partiti dalla sceneggiatura, perché nel nome di Franco Solinas, naturalmente, che aveva un modo, diciamo, di vivere, interpretare e lavorare nel campo della sceneggiatura particolare, collegandolo a questo suo amore per la Sardegna, per cui è stato uno dei primi, appunto parlavi del cineturismo, è stato uno dei primi a praticare e a, diciamo, incrementare il cineturismo, nel senso che portava tutti i suoi amici e colleghi, attori, registi, sceneggiatori in Sardegna a fare questo viaggio iniziatico e a far conoscere le bellezze della Sardegna, a cercare di attivare progetti ambientati in Sardegna con le grandi difficoltà, perché la Sardegna
da tutti ammirata, diciamo appunto come terra di tradizione e come terra di bellezze naturali, poi veniva considerata, diciamo, come poi una nicchia in qualche modo. Diceva, un film in San Ambiente, ma chi gli interessa, insomma, con questa idea. Quindi noi abbiamo avviato questa tradizione proprio di portare amici e colleghi del cinema alla Maddalena, che poi è un luogo che appunto continua in questa tradizione con la valigia dell'attore ideale, come anche sempre pure Gianfranco Cabiddu sottolinea, proprio un luogo raccolto di particolare magia, dove c'è l'occasione di incontrarsi, di scambiare sia un contesto formale o informale, con presentazioni, con film, proprio quello scambio che per molti anni al cinema italiano è mancato, insomma, tutti quanti venivano alla Maddalena e sembrava che tutti, magari abitando la gran parte a Roma non si vedevano mai, e poi venivano alla Maddalena e lì si incontravano, stesso per Tavolara e per le altre manifestazioni. Quindi da un punto di vista questo aspetto, diciamo, di collegare la Sardegna, di far ponte un po' tra Roma, che è poi il centro del cinema in Italia, e la Sardegna con tutta questo tipo di accoglienza e questo tipo di situazione molto particolare. E noi ci siamo posti da subito, perché io ho iniziato a lavorare nel cinema con i festival, tra l'altro adesso sono 30 anni quest'anno che ho iniziato con il Mistfest di Cattolica con Felice Laudadio, e quindi da subito io essendo appassionata anch'io di cinema, Gaudioso raccontava, Steve, diciamo tutti noi poi, diciamo, siamo fatti le ossa nei vari cineclub, cinema d'essè, eccetera, diciamo, a vedere tutta la storia del cinema. Però io poi, quando sono andato all'università, ho deciso di studiare filosofia, perché avevo da questo punto di vista l'esigenza di avere un quadro complessivo, di avere degli strumenti per capire, diciamo, in generale la vita, la realtà in cui mi muovevo, anche da questo punto di vista, perché questo è un altro problema dell'Italia, di mancanza di programmazione, nel senso che non c'è una visione complessiva, un progetto complessivo all'interno del quale puoi riuscire a collegare, coordinare e sostenere le varie iniziative, per cui c'è una miriade di iniziative qui e là che hanno difficoltà a sopravvivere, a tirare avanti, e non si riesce mai ad avere un disegno complessivo. Quindi io dall'inizio, proprio occupandomi di un festival, ho cercato subito di capire, diciamo, quali erano i limiti, quali potevano essere le prospettive, l'evoluzione possibile, e da subito ho riconosciuto che i limiti del festival, nonostante tutto quello che si diceva, l'importanza di portare film che non si vedono, soprattutto adesso, nelle sale, e quindi aggregare, diciamo, le persone che fanno il cinema insieme per quella settimana, 10 giorni, c'era sempre poi una mancanza di collegamento con il territorio, una mancanza di collegamento con le scuole, con i momenti di formazione, e quindi questo per me già costituiva una sfida da questo punto di vista. Quindi noi, tra l'altro, vorrei dire, il premio Solinas rispetto a questo è diverso rispetto ai festival, anche alle iniziative delle Isole del Cinema, perché noi siamo una struttura che lavora tutto l'anno, e quindi per scoprire e sostenere i nuovi talenti abbiamo ormai una serie di iniziative e di concorsi, compreso adesso l'ultimo lanciato, quello sulle web series di cui si parlava, che appunto, diciamo, è una prospettiva per i giovani di sperimentazione a basso costo, un premio per progetti low budget, anche questo per incoraggiare i giovani a sperimentare prima del grande passo. E quindi da subito abbiamo cercato di capire come poter fare, come collegarci anche all'Europa, che poi credo è un tema per noi oggi, questa opportunità di un nuovo finanziamento europeo per questo tipo di iniziative, che adesso ci si chiede se, come, in che maniera utilizzare specificamente per la Sardegna. Io all'epoca ho preso contatto con tutte le iniziative del programma Media nel campo dello sviluppo e della formazione, per cercare in qualche modo di trovare un sostegno in assenza in Italia appunto degli strumenti, come dicevamo prima, e poi di collegare questo momento di presentazione così dei film, visto che noi lavoravamo a monte sulla sceneggiatura, che è il momento di oscurità, diciamo, dove si lavora nel buio, dove la gente neanche quasi sa cosa fa lo sceneggiatore, per cercare di farlo diventare un momento, diciamo, di attivazione e non semplicemente una vetrina di presentazione. Per cui noi da subito, con i finalisti dei vari concorsi, abbiamo avviato delle attività di laboratorio proprio per consentire ai giovani, per esempio, ecco, Massimo Gaudioso, che dice: io non conoscevo nessuno, sono arrivato a Roma, alla stessa condizione della gran parte dei finalisti e vincitori del premio Solinas, che non avevano occasione di incontro, non dico
di incontrare Suso Cecchi d'Amico, Age Scarpelli, Leo Benvenuti, Ugo Pirro, Nanni Loi, ma anche a livello proprio comunque qualcuno che facesse cinema, e questa diciamo era una grande ricchezza del premio Solinas nel corso degli anni, proprio questa opportunità che tutti quanti i vincitori e finalisti hanno sempre riconosciuto e apprezzato, al di là del premio in denaro che veniva dato, era questa opportunità, questo confrontarsi su progetti di giovani autori e anche con dei risultati. Adesso a oggi mi sembra che sono oltre 70 i film realizzati da 70 da progetti selezionati dal premio Solinas, quindi diciamo che c'è stata anche una produzione che è scaturita dal premio Solinas, non soltanto diciamo un momento così di incontro, riflessione e presentazione, ma anche, e quindi dicevo, noi appunto operiamo tutto l'anno colmando uno di questi vuoti, questi buchi di cui parlavamo, perché non ci sono, che è la crocetta, che sono i nostri parioli, il nostro quartiere bene eccetera, che è stata praticamente ristrutturata perché è stata a 7-9 film, ed è una, io me la ricordo perché è vicino allo stadio, me la ricordo come una casa cadente che via via prendeva sempre, adesso è bellissima perché questo investiva i soldi dell'affitto dei set per ristrutturare questa villa che adesso è diventata fantastica, insomma, che era una specie di tugurio, infatti nel primo film in cui utilizzate è un tugurio, poi via via si evolve e diventa, cioè, ecco, potrebbe essere la storia diacronica di Torino, e la storia di questa villa che effettivamente ne ha tratto grande beneficio. Diciamo che tutto questo meccanismo è andato bene, è stato un meccanismo virtuoso che ha anche funzionato bene. Stamattina ero in albergo, mi prendevano in giro perché stavo guardando un computer dell'albergo e così via, stavo guardando sul computer perché mi avevano segnalato che su un giornale online locale, che è una specie di dagospia torinese che si chiama Lo Spiffero, era uscito un articolo che raccontava della chiusura, Giuliano, degli studi Lumic, che dove tu hai girato, che non è una chiusura, è un crack, cioè hanno fatto proprio crack questi studi, e c'è tutta una polemica in corso. Adesso ci sono altre, c'è una causa legale che divide le due anime della IACE, insomma, che sono ormai per stracci, insomma, in tribunale, eccetera, eccetera. Ci sono stati tagli abbastanza grossi alla Film Commission, più che tagli, incertezza. Cioè l'anno scorso, il mio ultimo anno di bilancio, io la certezza dei contributi l'ho avuta il giorno 20 dicembre, per l'anno che era trascorso. Quindi ho dovuto, cioè lì c'è stato l'angelo custode, che non so se esiste, ma nel mio caso è esistito, che mi ha fatto sì che chiudessi il bilancio, del quale peraltro loro danno i soldi, ma io sono responsabile legale, lo chiudessi in pareggio. Un'esperienza del genere vorrei non ripeterla, perché la roulette russa mi piace quando la fanno al cinema, ma un po' meno quando la devo fare io, e quindi sono scappato a gambe levate da questa situazione. Ma diciamo, al di là delle cose specifiche e anche degli errori che sono stati fatti, nel caso di Lumic, gli errori potrei raccontarvi, tutta una vita, non conoscete le persone, quindi insomma potrei raccontarvi tutte le cazzate che sono state fatte, però il grosso problema è stato che negli ultimi anni il cinema non è più stato considerato uno degli elementi fondanti dell'immagine della Nuova Torino. Cioè, più che altro si è pensato, per limitatezza di coloro che dovevano prendere le scelte, che ormai quello era un territorio acquistato, che si potevano cercare di conquistare altri territori. È stato fatto un festival del jazz che va così così, insomma, e altre iniziative di questo tipo. Non è così, non è così per il cinema in generale, non è così in particolare per la produzione cinematografica, perché a parte appunto esempi preclari come quello di Giuliano Montaldo, col quale era un piacere trattare, con quasi tutti gli altri produttori, quelli simpatici, quelli poco simpatici, posso garantire che la seconda categoria è abbastanza consistente e presente. Cioè, comunque, il fatto che Torino offra possibilità che non si paghi, perché noi una delle nostre armi era che non si pagavano i posti, cioè nel senso che se tu giravi per la strada non dovevi pagare il plateatico, insomma, che è una carta abbastanza notevole. La seconda è stata che dentro l'ufficio di Film Commission c'è anche una scrivania dove c'è una signora. Quando il produttore veniva a parlare con me, gli dicevo ok, va bene, facciamo così, ti do questo, tu mi dai quello, eccetera eccetera, poi andava direttamente dalla signora, che non era una nostra dipendente, era una dipendente del comune, che gli firmava contestualmente i permessi per girare in piazza San Carlo, in via Roma, cioè nelle vie principali di Torino, appunto
subito, cioè l'avevano direttamente, cioè uscivano da lì già col permesso firmato, cosa che in molti altri posti non è possibile, che costa zero tra l'altro questo, ed è molto più utile di quanto lo sono i contributi in denaro che vengono dati, che servono diciamo per abbattere le spese degli alberghi, di quelli che si spostano eccetera, ma quella è stata credo la vera trovata che modestamente ho avuto, insomma che sono riusciti a realizzare per rendere vincente quel fenomeno. Adesso questa attenzione non c'è più, cioè è vero che c'è la crisi, che il Comune di Torino è fortemente indebitato, non per colpe sue, che la Regione in Piemonte è sull'orlo del tracollo per colpe sue e delle ultime due amministrazioni, tutte e due, cioè non solo quella attuale. Però è altrettanto vero che alcune cose a costo zero si potevano fare, non sono state fatte, vengono trascinate e poi comunque non dare la certezza del finanziamento, posso garantire, insomma è una, mi pare di capire che la conosciate anche voi, però insomma lì sono contratti, cioè, mi rendo conto che sto dicendo un discorso abbastanza brutto, però un conto è dire a un fornitore ti ritardo il pagamento fin quando non mi danno i soldi, un conto è firmare, posso garantire, un contratto con un importante produttore miliardario che se non gli dai 50.000 euro alla scadenza che ti ha dato ti comincia a tempestare di telefonate, aspettarti sotto casa fisicamente come mi è successo eccetera, insomma diciamo lì la forza in gioco è diversa e anche la... le situazioni sono più difficili da gestire, infatti ho deciso di non gestirle più. Questo per dirvi che è abbastanza facile costruire quel meccanismo che si diceva prima, è anche abbastanza facile smontarlo, cioè la cosa più importante credo per chi fa questo lavoro, per chi deve promuovere il territorio attraverso il cinema, sia esso un festival, la Film Commission, un'altra iniziativa, un convegno eccetera, è la possibilità di dare, cioè di dargli la continuità, cioè i politici stanno prendendo esempio da Zamparini che dopo due partite licenzia l'allenatore e risolve il problema in questa maniera, tu puoi anche licenziare, figurati, io sono licenziabilissimo, non c'è nessun problema, il problema è che se io però ho la possibilità di avere un po' più di tempo per far valutare il mio lavoro e le possibilità che offro, riesco a farlo meglio, soprattutto se questo tempo che ho è certo, cioè se io ho 2 anni per dimostrare una cosa, poi dopo cacciatemi via se non l'ho fatto, però se datemi la possibilità per 2 anni di avere questa continuità. E questa continuità, il bene principale che c'è per il quale si possono ottenere le cose che mi chiedeva il mio amico Enrico Magrelli, cioè se c'è la continuità di investimento si riescono a fare delle cose, bisogna dare obiettivi precisi, controllare, per carità. Insomma, noi avevamo anche i revisori dei conti, credo anche quelli veri, non quelli di Merrill Lynch e non quelli del Monte dei Paschi, insomma, noi avevamo dei revisori dei conti che le pulci ce le facevano, gli ammortamenti valutavano se erano veri o meno e tutte queste cose qua, insomma, tant'è vero che io, se Dio vuole, ho potuto andarmene via consegnando una situazione sana, pochi dipendenti, cioè una roba molto... molto biodegradabile, come, cioè se oggi chiudesse la Film Commission è assolutamente biodegradabile, spero assolutamente che questo non avvenga, sarebbe un danno enorme, però quello fa parte della gestione, da parte della committenza ci dovrebbe essere questo atteggiamento che a volte c'è e quando c'è si vedono i risultati se coniugati col valore di coloro che hanno avuto il compito assegnato, se non c'è le cose non funzionano. Questo è diciamo il riverbero dell'esperienza piemontese che posso consegnare ormai credo alla storia. Grazie Steve. Piero voleva aggiungere qualcosa? Io volevo dire che poi l'ha detto perfettamente Steve alla fine, che anche ascoltando l'esperienza del Solinas e poi ripensando alla nostra storia, la cosa più difficile è proprio questa della non continuità dell'impegno. Noi ci ritroviamo praticamente quando Marco ha a ripensare, tavolare, anche noi adesso abbiamo una serie di idee, io una serie anche di ipotesi di lavoro con dei produttori, poi magari oggi lo racconteremo, su un progetto preciso, però sappiamo che fino maggio, giugno, forse, a volte all'inizio di luglio, agosto per voi, ma per agosto è già passato per noi, dobbiamo fare la terza settimana di luglio, voi. Esatto,
Però questo significa che tu non puoi, che tu puoi magari mantenere quel livello di grande, come dire, partecipazione delle persone, di amichevole emozionalità, cioè tutto quello che dicevo prima. Però non puoi fare nessun passo avanti. Quando tu raccontavi questa meravigliosa cosa della formazione, la possibilità, dentro di me un po' morivo, perché so che tutto questo significa comunque impegno, continuità, significa anche un impegno professionale reale, perché non credo più che proprio sulla, sull'affettuoso volontariato si possa davvero lavorare. Adesso non voglio sembrare, però è così, perché poi quanta gente abbiamo perso nel corso del tempo perché sono andati altrove dove li pagavano, scusate, banalmente, teste, cervelli e cose. Ora, questo è molto importante, perché noi non possiamo, possiamo fare quello che facciamo, forse possiamo resistere, come dicevo ieri, forse, dice Cabildo, forse, però non possiamo progredire, quindi non siamo progettuali. Ora, il cinema, che tra l'altro attraversa una fase di straordinario cambiamento e non è neppure più, perché mentre noi abbiamo trovato molti sponsor in questi anni, siamo andati avanti con questi, attenzione, perché il cinema in qualche modo perde appeal proprio perché si sta trasformando in altro, no? Quello che poi si è detto prima. Quindi noi non possiamo essere progettuali su questo, e questa è la cosa, questa sensazione di vivere ogni anno su una bellezza così che è un po' fanè, un po' anche passata, vivere, sai, come le ex belle donne, diciamo, anche gli ex belli uomini, per essere particolarmente così, sperando che duri, no, stavo guardando te. Non guardo nessuno perché non ho gli occhiali, quindi no, praticamente vi vedo tutti come attraverso una grande calza, che sì, bellissima. Vedi come eravamo a 30 anni. Cioè. No, però bisogna appunto che ti illudi, no? Speri che, ecco, è così, però, insomma, questa era un po' la sensazione che intendevo. No, grazie. Io mi collego brevemente, Francesco, perché mi avevi fatto la domanda specifica alla quale, avendo fatto tutta la panoramica, non ho risposto, perché poi noi, essendo noi appunto in qualche modo un po' progenitori del circuito e di tutto quello di cui si parla oggi, a un certo punto siamo stati costretti ad andare via perché non c'era continuità, non c'era, ci sono stati per alcuni anni, diciamo, negli anni in cui c'è stata appunto un minimo di continuità, tant'è che si progettava addirittura di fare questa fondazione di cui parlavo, e poi non c'è più stata. Noi addirittura siamo arrivati a un ritmo di conoscere il nuovo presidente di regione ogni 6 mesi, quindi c'era proprio una discontinuità anche a livello di governo regionale tra sindaci, sì, no, e quindi anche sia da parte degli stessi responsabili a livello regionale, che chiaramente avendo questo turnover così veloce neanche facevano probabilmente in tempo a capire che cosa c'era, che cosa non c'era. Comunque la discontinuità è sicuramente il male che ci colpisce tutti. Ormai questa discontinuità colpisce anche il Ministero, che era comunque l'unica garanzia più o meno rimasta, che in tempi buoni si riunivano verso febbraio, marzo, aprile, e adesso quest'anno si sono anche loro ad agosto, per cui uno rischia di fare la manifestazione senza neanche sapere se c'è il finanziamento. Quindi, dicevo, noi siamo stati costretti ad andare via perché abbiamo trovato un'opportunità attraverso appunto amici del premio Solina, scontati con la regione Emilia Romagna, con cui abbiamo per 3 anni collaborato con la Cineteca di Bologna, quindi anche lì con una situazione dove c'erano punti di riferimento, anche lì cambiata la giunta, cambiato l'assessore, si ricomincia da capo. Quindi abbiamo tutti noi, diciamo, non soltanto l'attore ma anche noi operatori culturali, questa valigia, rischio sempre di valigia pronta, perché nonostante il patrimonio accumulato appunto di lavoro lì alla Maddalena eccetera, anche noi a un certo punto ci siamo trovati costretti a dover garantire la sopravvivenza di un'iniziativa così importante a livello nazionale, che non poteva diciamo essere soffocata da una situazione di discontinuità politica, di mancanza di fondi. Certo, allora adesso prima di dare la parola a Gianluca Cadeddu, che mi auguro, naturalmente noi abbiamo soltanto toccato alcune delle questioni, e quindi immagino che una certezza sia quella di programmare, ma non programmare l'incertezza, perché non aiuta, no? L'incertezza, l'incertezza. Io vorrei ricordarvi un dato. Io non ho idea se le isole del cinema, che tra l'altro, ma non è questo lo scopo della conversazione di questa mattina, forse lo accennava Steve, mi pare, sì, no, lo accennava sicuramente Steve,
è sotto gli occhi di tutti che quel dispositivo che noi chiamiamo festival, spostandoci di paese in paese, è profondamente cambiato, è radicalmente cambiato, nato, banalizzo, come grande esposizione delle merci artistiche, un po' sul modello delle grandi esposizioni universali dell'inizio del secolo scorso, a cavallo tra due secoli fa e il secolo scorso, è profondamente cambiato. Credo che una delle specificità e dei meriti profondi, e lo penso da sempre, delle isole del cinema è che incarnino una possibile declinazione delle metamorfosi che i festival stanno attraversando. Resisteranno, reggeranno i festival generalisti, pensiamo appunto a Torino in Italia, a Venezia e a Roma, poi naturalmente Cannes, Berlino e forse Toronto, che è la formula più moderna di festival generalista che c'è in questo momento. E poi bisogna che i vari festival, chiamiamoli solo festival per comodità, trovino una loro identità, trovino una loro zona di azione e di riflessione. Le isole del cinema hanno questo grande privilegio, questa grande caratteristica. Qualche anno fa, l'associazione dei festival, non so se le isole del cinema siano dentro l'associazione dei festival, hanno così sollecitato una ricerca. La ricerca è stata fatta su una dozzina di festival medio-grandi, non c'è Venezia, non c'è Torino, non c'è Roma, però ad esempio ci sono a Roma due festival più piccoli come Arcipelago e il Riff, c'è il festival di Montone che si fa in Umbria, che è un festival abbastanza piccolo, c'è il festival di Lecce, e sono stati fatti un po' di conti. Non vi leggo tutti i dati perché sarebbe inutile, però teniamoli a mente, no? Quando ieri qualcuno diceva, no? Quando qualche politico stordito dice che poi con la cultura non si mangia, non produce denaro. Allora, la ricerca è stata fatta molto seriamente e calcolando il rapporto fra le spese previste o l'impatto diretto, che in questo caso si aggirava intorno ai 15 milioni di euro, il valore aggiunto attivato, cioè diciamo così, quindi l'attivo vero e proprio, è stato di 17 milioni, perché rispetto a spese di 15 milioni, poi la produzione attivata ha sfiorato quasi 40 milioni di euro, stiamo parlando di milioni di euro naturalmente, 39.094, e ha attivato anche un'occupazione che supera ampiamente le 350 unità, perché mi sembrano dei dati in un momento di crisi generale, dei dati molto importanti. Gianluca, cosa si può fare o cosa si deve fare o cosa non si può fare e non si deve fare proprio per programmare? Noi ci auguriamo che dal tuo punto di vista venga, non dico una luce o una speranza, perché quello lo lasciamo ad altri ambiti, no? Però di fatto questo tipo di realtà, non solo le isole del cinema, parliamo delle isole del cinema, sono una realtà culturalmente molto importante, che può avere un valore aggiunto indefinibile per il territorio, no? Perché poi non è che inseguiamo l'ultimo dei turisti e capiamo quanto denaro è. Sicuramente chi si sposta per un festival produce una micro ricchezza, no? Perché comunque spende del denaro. E quindi rimaniamo proprio anche sui dati concreti. Come diciamo, la ricchezza culturale, quella per fortuna è incalcolabile, e chi non la vuole calcolare è soltanto idiota, banalmente. No, rimaniamo prosaici, diciamo che partiamo dallo stalking. In effetti, chi non riconosce questi dati o chi dice che con la cultura non si mangia è un analfabeto alfanumerico, perché non c'è altra spiegazione. E se anche andiamo a vederci tutti, l'ultimo studio forse più aggiornato di questo è questo sul Festival Rossini a Spoleto, il moltiplicatore 4 è una costante, ogni euro che si spende c'è almeno una ricaduta di 4 euro nel territorio che ospita questo tipo di attività. E se non ci limitiamo al cinema, ma andiamo anche oltre, vediamo tutte le imprese della cultura e della creatività, qualsiasi rapporto prendiamo degli ultimi anni a livello europeo, dal rapporto CHEA, ma anche l'ultimo studio di Unioncamere, dicono una cosa molto interessante che probabilmente ci sia difficoltà a leggere, che come codice di attività economica, no? Considerando le tassonomie comunitarie, dove parlo non solo del cinema, ma di tutte le imprese della cultura, quindi imprese culturali, imprese della creatività, i core of arts e le imprese collegate, hanno un valore aggiunto sul PIL totale dell'Unione Europea che è tra il 3 e il 4% a seconda degli studi e dei calcoli che vengono fatti, con un doppio di
personale occupato. E sempre erano pochi dati, no? Il 3, il 4% sul PIL dell'Unione Europea potrebbe apparire un dato povero, però se invece andiamo a verificare sugli altri settori è un dato superiore, per esempio al settore della chimica e delle plastiche, è un dato superiore al settore dell'immobiliare e udite udite è un dato superiore anche al settore dell'alimentazione e bevande. Quindi da questo punto di vista stiamo parlando di un settore che non solo contraddice chi dice che con la cultura non si mangia, ma quello che l'ha detto non si rende conto che sta mangiando con quello, e questo è paradossale chiaramente. Cioè, dà da mangiare da quello. Il paradosso in Italia, invece, da questo punto di vista, è che non solo non si riesce a leggere questi dati, ma è un fenomeno che avviene anche in Italia. Solo che non si riesce a cogliere questo sistema e a costruire un sistema tale perché sia un modello di sviluppo. In Italia noi utilizziamo la cultura come ancella al turismo culturale. Qualsiasi cosa noi facciamo, e anche alcune cose che ci siamo detti oggi, sono quelle: facciamo i festival, abbiamo delle ricadute perché tirano il turismo. Probabilmente, questo sembra strano che lo dica io, che sono un super burocrate regionale, però probabilmente invece è proprio il paradigma che è sbagliato, cioè l'importanza di far sì, se vogliamo cambiare tipologia di modello, vogliamo agganciarli a periodi lunghi e a pensieri lunghi, dobbiamo cominciare a capire che un territorio probabilmente riesce a vivere di cultura se comincia a produrre cultura, non semplicemente a utilizzarla per vendere altri servizi. E da questo punto di vista i festival, come tutte le attività di questo tipo, sono importanti perché creano una stratificazione dell'esperienza culturale. Cerco di spiegarmi con parole povere. Se c'è un'esperienza culturale in capo di una cittadinanza, non del turista, del cittadino, c'è uno che è disposto a spendere. Ma se c'è uno che è disposto a spendere, vuol dire che c'è uno che è anche in grado di riprodurre quel substrato culturale che poi crea quelle idee e crea quelle imprese. Vuol dire che riusciamo a costruire un sistema che sostanzialmente si autoalimenta. Poi se viene il turista, ben venga. Ma il servizio della cultura e delle attività deve essere svolto prima nei confronti del cittadino. Questo è il mio pensiero. Questo vuol dire che dobbiamo ricostruire probabilmente tutto, dobbiamo riconsiderare tutto. Noi negli ultimi anni, io parlo soprattutto della mia esperienza sulla gestione dei programmi comunitari, negli ultimi anni abbiamo considerato le attività per la cultura, abbiamo letto attività per i beni culturali, infrastrutture, sistema dei musei, interventi di questo tipo. Anche il Festival dell'Isola del Cinema viene sostenuto comunque, dovendo spezzare una matita, non una lancia, a favore dell'amministrazione regionale, direi che comunque l'abbiamo sostenuto con grandi battaglie, Gianfranco lo sa, insomma abbiamo dovuto penare 7 camicie, sono uno di quelli che camiciano anche sudata per fare un'operazione di questo tipo, ma ci rendiamo conto che è una cosa estremamente importante, ma per questo elemento, perché crea un'esperienza culturale? Perché crea una cosa importante che serve. C'è un blog di un intellettuale politico con l'intelligenza ruvida, di cui non faccio il nome perché sennò gli faccio pubblicità, che parla proprio del cinema, che dice due cose importanti, che sono realmente importanti al di là del pensiero dell'intellettuale politico, che dice che la nuova poesia in Sardegna è il cinema. In questo momento la nuova poesia sarda è nel cinema, e che il cinema in Sardegna è quel settore che mescola linguaggi e codici e riesce a rappresentarsi al mondo in modo originale. Sto cercando proprio di citare testualmente le sue parole. Ed è vero, il problema di una pubblica amministrazione, ma il problema del sistema anche economico, anche se qualcosa sta muovendo, è che non si riesce a leggere questi codici, non si riesce a leggere questi linguaggi, non si riesce a capire che non basta restaurare i beni culturali, non può essere solo questa la politica, ma bisogna fare qualcos'altro, bisogna puntare sulle imprese culturali e creative come imprese, io questo ci tengo a dirlo, cioè devono avere una gestione manageriale, devono stare sul mercato da un certo punto di vista, deve essere applicata al sistema della cultura, delle arti e anche al cinema la stessa cosa che viene fatta per la ricerca e per l'innovazione, nel senso che c'è sicuramente una parte, come nella ricerca, la mia struttura si occupa di ricerca, quindi per questo cerco di fare le assonanze, c'è una parte blue sky sicuramente, nel senso che si va finanziato un certo tipo di attività a prescindere, perché è un segnale di civiltà e perché da lì nasceranno le innovazioni che poi saranno denaro sostanzialmente. Però poi c'è una parte di sviluppo sperimentale, la sceneggiatura è esattamente quel pezzo di attività economica che si chiama sviluppo sperimentale, è esattamente quel tipo di attività, per esempio, che noi potremmo finanziare come piano di innovazione, esattamente quel pezzo. Però il problema grosso è, guardate che noi potremmo farlo adesso, noi abbiamo costruito dei sistemi di aiuti
dove un produttore o una casa di produzione potrebbe chiederci un contributo per realizzare un piano di innovazione che sta nello studio della sceneggiatura, studio dei costumi, fare una serie di strumenti che poi arriveranno nell'attuazione pratica, nello sviluppo a girare un film, a rappresentare un'opera. Però è chiaro che sono strumenti costruiti per altri settori. Noi questo ce lo siamo un pochino inventati per cercare di venirci incontro ad alcune richieste, però non è uno strumento dedicato. La cosa che potremmo fare noi da questo punto di vista è sostanzialmente, uno, nella nuova programmazione comunitaria che ha una proiezione settennale ma di spesa decennale, cioè ragioniamo adesso fino al 2023, la Commissione Europea ci chiede una cosa molto semplice, ci chiede quando devi investire su determinati settori, cerca di farlo su settori in cui ti puoi specializzare in modo intelligente, la smart specialization come viene detta, specializzazioni stupide ne conosco poche, però questa è la nuova, il nuovo mantra, la specializzazione intelligente, e si chiede ad ogni territorio di valutare non solo sul tema della ricerca e dell'innovazione, ma in ogni settore produttivo, laddove non che abbia ricadute economiche immediate, ma con un foresight, cercare di capire se hai alcune condizioni minime, oggettive e soggettive, molto marziana questa cosa, se poi riesci a proiettarla nel tempo e riesci a collegarti ad alcune reti di carattere nazionale, europeo e mondiale e puoi fare del tuo territorio un settore in cui quella determinata materia che hai scelto si può, su cui può puntare sostanzialmente. La domanda che faccio io in questo momento, ma è un dibattito, tra l'altro un dialogo aperto in questo momento anche con amici che si occupano della materia, perché non in questo momento, visto che la pubblica amministrazione per definizione è ottusa, no? O comunque non è intelligente, non è smart, mettiamola così, e la costruzione di un programma comunitario che in questo momento si sta costruendo, in questo momento storico è partecipata, nel senso si chiede anche un partenariato, c'è un codice di condotta del partenariato dove ci si dice che i soggetti che poi saranno i beneficiari delle azioni possono proporre e devono partecipare a costruire. Perché non avviene una proposta forte nei confronti dell'amministrazione in questo periodo di costruzione della programmazione, ma preelettorale, purtroppo o meno male, in Sardegna, perché la specializzazione intelligente dell'amministrazione regionale non può essere proprio quella del sviluppo delle imprese, della cultura e della creatività, perché no? E questo vorrebbe dire innanzitutto una continuità di politiche e di risorse, almeno per 10 anni, quelle che saranno poche, però ci sarebbe una continuità, sarebbe l'individuazione di soggetti che possono fare da pivot in questo momento su queste politiche, che potrebbe essere tranquillamente, nella mia idea, la Film Commission, per esempio per la parte del cinema. E soprattutto costringe a fare una operazione di contaminazione tra settori, che è la cosa importante, perché l'altra cosa, l'elemento è che al di là degli aspetti dell'industria culturale, poi c'è l'impresa della creatività, che è quella che articola all'idea e alla funzione, no? All'idea e alla funzione. Io posso fare il pittore, ma poi divento scenografo e così via. E quindi metto delle funzioni, metto valore su alcune funzioni che poi si collegano. E sono tutti questi set di contaminazione, diceva Paolo Fredo, sta molto d'ospedale magari, però sono delle situazioni in cui determinate competenze, conoscenze e idee possono mettersi insieme e produrre. Quello che volevo dire, in poche parole, dimentichiamoci, cerchiamo per un momento di dimenticare che tutte le attività culturali e creative vengano messe a disposizione di un unico settore, che è quello del turismo culturale, ma cerchiamo invece di concentrarci con un'operazione di questo tipo in Sardegna, probabilmente abbiamo le condizioni, per concentrarci sui prodotti culturali, che poi verranno usufruiti da diversi. Prima di tutto quello che interessa a me è il cittadino sardo e gli ospiti che possono venire in Sardegna nei diversi modi. L'altro elemento è che in Sardegna non abbiamo di quei dati, no? Non abbiamo quei dati, e non solo sul festival letterario, ma proprio per questo, per esempio, l'anno scorso proprio la mia struttura ha dato un incarico all'Università della Sardegna per dire cominciate a ragionare per capire quali sono le ricadute di tutte le attività, di tutte le varie attività culturali, festival letterari, piuttosto che la Sartiglia di Oristano, piuttosto che Time in Jazz, per rimanere a posti dove ci vediamo. Per capire quali sono le ricadute, ma serve soprattutto al decisore politico per dire signore, non puoi fare dei tagli orizzontali, no? Perché l'attività è chi te lo dice che il Festival dei Burattini di Teulada vale meno di delle isole del cinema, no? Per fare poi questo ci deve essere qualcosa che mi dice. E io sono sicuro che quello studio mi dirà che tu non solo non devi fare tagli orizzontali, non li devi fare neanche verticali. Quello è quel settore invece che ti garantisce una maggior ricaduta e non lo sai. È il problema, è il paradosso grosso da questo punto di vista, che non lo sai. Grazie.
dice, no, esatto. Dunque, cioè, vorrei capire qual è appunto che cosa nasce da questo, chi lo fa questo lavoro, se deve nascere dalle isole, se questo tipo di ricerca, chi decide poi sui parametri, eccetera. Cioè, vorrei in concretezza un esempio. Diciamo, cosa stiamo per fare? Stiamo costruendo un programma operativo che si proietterà dal 2014-2020, dove dovremmo individuare all'interno di alcuni schemi già imposti dalla Commissione Europea, che però sono schemi abbastanza confacenti, ricerca e innovazione, competitività del sistema delle piccole e medie imprese, valorizzazione degli attrattori, società dell'informazione. Stiamo cercando di organizzare una serie di soggetti portatori di interesse che conoscono la materia, a cui già abbiamo chiesto di partecipare al partenariato, in maniera tale che si possa arrivare in Sardegna a creare una politica culturale che veda il centro sulla produzione culturale e che tratti i soggetti che se ne occupano come imprese, in maniera tale che possano accedere a tutti gli strumenti che hanno le imprese, sostanzialmente. Questo è dal punto di vista della politica che manca, perché la politica del contributo pubblico, la politica della cosa, quella c'è. Questo è quello che stiamo chiedendo anche di farlo in fretta. E stiamo disponibili a costruire assieme a soggetti che ne sanno. Io non posso costruirmi una politica culturale, io non ho né questa. Per l'operatività, che si ha la possibilità di programmare in un periodo lungo determinate attività e mantenerle nel tempo, in maniera tale da garantire che una vitalità, come si diceva prima, non puoi fare le cose all'anno. O noi nella Field Commission non avevamo neanche i soldi per il funzionamento fino all'anno scorso, per esempio. Era anno per anno che venivano date, adesso pochi, però c'è una continuità nel tempo. Aspetta, no, credo ci sia qualcuno che ha chiesto prima. Sì. Sì, il microfono, se no non lo sentiamo, è per la registrazione. È spento, quindi è inutile. Accendiamo. Funziona ora? Sì, ho capito la domanda. Sì. No, forse però non hanno sentito. Potrebbe ripeterlo, signora, per favore? Potrebbe ripeterlo. Chiedevo se la Field Commission... Non è un soggetto del partenariato economico-sociale la Field Commission, ma siamo in estremo contatto chiaramente con la Field Commission. Però ci sono tutte una associazioni, movimenti, portatori di interesse che possono far parte del partenariato, anzi sollecitiamo e rispondo anche da questo punto di vista per mettere quel tipo di... perché capite che se il partenariato è fatto solo dalle associazioni datoriali, piuttosto che dai sindacati, piuttosto che la rappresentanza dei sindaci, le problematiche sono sempre quelle, difficilmente si riesce a dare un'altra prospettiva e a costruire un altro paradigma. Invece chiediamo a tutti i soggetti portatori di interesse di farsi portavoce, di far parte di questo partenariato. Noi assicuriamo la completa informazione su tutti gli strumenti, la disponibilità a partecipare all'organizzazione e soprattutto a farli entrare in un circuito tale da cui poi usciranno realmente le idee e i programmi. E se con le idee e i programmi ci sono anche chiaramente le risorse. Giovanna? No, io volevo solo ricollegarmi, intanto mi presento perché non credo che ci conosciamo, sono Giovanna Gravina del Festival La Valigia dell'Attore della Maddalena. No, volevo appunto dire che in realtà due anni noi finalmente siamo riusciti a lavorare appunto con quella continuità proprio perché abbiamo avuto i fondi europei. Cioè, esatto, allora se lei mi sta dicendo che noi probabilmente riavremo questa prospettiva, cioè addirittura invece di due anni, perché in effetti poi quest'anno siamo ricaduti invece nell'insicurezza totale, tant'è che veramente noi... Certo, Steve diceva, sono altri livelli, però anche nel nostro piccolo, cioè fare una manifestazione, non sapere assolutamente, tra l'altro anche proprio per la programmazione, cioè sapere chi potevamo invitare, chi non potevamo invitare. Cioè io, adesso non voglio dirlo a tutti, dico ma la mia gastroenterite ovviamente è alle stelle, no? È andata alle stelle perché l'ho saputo ad agosto che noi forse eravamo salvi. Ora bisogna fare anche... i nostri lenti consuntivi e capire se poi ci salviamo. Ad agosto avete avuto la sicurezza di essere salvi, ve lo sapevate anche prima. No. Finché non abbiamo una delibera, noi non... Io una volta con la Regione Sardegna ci siamo, invece noi come valigia, insomma ci siamo cascati, 50.000 euro. Una piccolissima cosa proprio per Cadeddu, ecco mi alzo e mi metto qua.
No, sto qua, dai. Tu devi andare. Ah, mi metto qua. Allora, no, i due anni in cui abbiamo potuto usufruire dei fondi europei sono stati fondamentali proprio per programmare e quindi ci hanno consentito in qualche modo di avere questo che è fondamentale per chi fa, diciamo, questo mestiere. Ma soprattutto la cosa che invece ci ha stupito dentro questo circuito europeo e su cui oggettivamente speravamo che la regione ci guidasse, insomma, è che i territori, qui c'è soltanto il sindaco della Maddalena, i territori si sono un po' sottratti, cioè interpretando i fondi europei non come un volano per poter agganciare qualcosa di meglio, ma come la possibilità di non mettere i loro soldi. Allora, siccome questi festival li facciamo per un'interazione col territorio, perché il territorio vuol dire anche persone che ci abitano, l'idea dei festival è l'idea di un ponte, appunto si stanno trasformando, come dicevi tu, ti ringrazio perché io sono il fautore di queste, lo penso, come di queste quattro marche di vino che appunto come noi sardi sono indipendenti ma possono suonare insieme facendo il musicista l'armonia e quindi il suonare con gli altri è la cosa che mi è più familiare. Quindi praticamente noi eravamo utili dentro un disegno che contemplasse una film commission, contemplasse la possibilità per giovani registi di crescere nell'incontro col cinema italiano che noi portiamo. E in questi festival, lo ricordava prima Pierre, è passato tutto il cinema italiano, tutto, dalla televisione eccetera. Quindi è un'occasione enorme per gli studenti delle nostre università venire e incontrare in una situazione informale, come ricordava Francesca, e quindi poter parlare con Giuliano che è qui, fermarlo, cosa impossibile dentro tutti gli altri festival generalisti che citavi prima tu, Roma, Venezia, eccetera. Allora, tutto questo, tutta questa, come dire, ricchezza ha un senso se cade su un territorio che contemporaneamente si fertilizza, quindi c'è un'idea di film commission, c'è un'idea di cineporto, c'è un'idea, diciamo, che in qualche modo fa da volano a qualcosa che poi al territorio gli consenta di produrre, come dicevi tu. E come io un po' ricordo da bambino, per Sardegna eravamo speciali per avere ogni produttore di vino che aveva una vigna, aveva il suo vino, che era il più buono di tutti ed era un vino particolarmente schifoso, insomma. Solo quando sono arrivati enologi da fuori abbiamo mischiato le cose, adesso produciamo dei vini molto buoni e ne produciamo di tantissime quantità, perché la ricchezza sta quando uno ha tante quantità di vino a disposizione, c'è il Vermentino, il Cannonau, eccetera. Ma per produrre questo bisogna un po', in qualche modo, come dire, contaminarsi, incontrare quello che è oltre l'isola, che è oltre da noi. E un'isola per sua definizione non è come un continente, cioè nel senso che può andare in tutte le direzioni. Noi siamo più vicini alla Spagna, più vicini all'Africa che tante volte a Genova o all'Italia. Quindi anche l'idea di stare in mezzo al Mediterraneo e quindi di poter cercare di ripartire anche raccontando una nostra storia che può essere importante, ci sono giovani autori a cui bisogna dare la possibilità di formazione ma anche di incontro, e per far questo ci vuole la continuità. Quello che un po' è successo a noi con questi due anni è che abbiamo, diciamo, in qualche modo goduto di una prospettiva che però cadeva in un terreno, diciamo, non ancora dissodato, appunto non c'era la film commission, non c'erano possibilità della legge rapida come quelle che citava Steve, cioè un funzionario che, come uno esce, il giorno dopo c'è già la firma e può andare a girare. E che cosa è successo? Ricadendo in una legge che in qualche modo ci penalizza, perché la legge cinema rispetto alle manifestazioni è una sorta di ghetto, perché c'è una legge che c'ha teatro, musica, teatro dal vivo, arte eccetera, che ha 11 milioni di euro, e noi siamo in una legge in cui competiamo, cioè che ci entriamo in competizione per 190.000 euro a fronte di festival terrificanti di musica, di teatro eccetera, poi ce ne sono anche di molto belli, ma certi sono molto cheap, e noi non possiamo competere con quelli dentro questo sistema di legge. Che cosa è successo? Che quando sono finiti i fondi europei, giusto per fare il quadro, noi siamo piombati in quella legge sottraendo risorse ai
alle rassegne, diciamo, diffuse nel territorio, che comunque costituiscono la formazione di un pubblico. Noi facciamo un lavoro diverso perché cerchiamo di metterci in contatto col cinema che si fa a Roma. Io abito a Roma da 32 anni, per cui per me fare il Festival in Sardegna è dire ai miei amici di Roma: venite a casa mia, quello che facciamo a Belchida. E tu stai con Paolo Fresu allo stesso senso, cioè siamo persone che stanno in un altro posto, ma sono di questo posto e invitano a casa i loro amici. Per cui siamo un'occasione per mettere in contatto queste cose, che deve servire da volano a qualcosa che nasce qui. Quindi la continuità è la cosa fondamentale, la certezza è l'altra cosa fondamentale, perché sennò, come in una barca, quando manca l'acqua mancano i viveri, c'è chi è, diciamo, soccombente, chi è invece cannibale, per cui alla fine ci si morsica tra di noi, che è una cosa estremamente stupida, perché io da Roma la Sardegna la vedo una sola isola, non la vedo un insieme di campanili, un insieme di isole. Per me le isole del cinema sono una specie, come dire, di trovata per dire: ci dividiamo i compiti per raccontare quello che amiamo, ma insieme suoniamo, cioè nel senso che ognuno suona il suo strumento in indipendenza, ma anche in sinergia, perché poi fare musica è la cosa, per me è la cosa più semplice, perché in realtà io li devo pagare tutti i musicisti, per cui io non ho problemi di attori che mi danno buca, perché hanno un contratto, vengono, suonano. Però è quello che credo che fosse l'idea iniziale per cui, diciamo, ci siamo innestati, almeno per avere una risonanza insieme, che non significa avere un progetto, diciamo, politico, ma significa osservarsi, darsi una mano e ognuno sviluppare al meglio le sue potenzialità. Questo è. Perfetto. Francesca, poi. Io volevo. È aperto, è acceso. Sì, no, aggiungere rispetto al discorso molto, che ho trovato molto, molto interessante, proprio quello della produzione, di far capire che appunto l'investimento culturale non è soltanto una cosa, diciamo, di intrattenimento, di turismo culturale, ma è una vera e propria industria, può diventare, insomma, con le caratteristiche specifiche, diciamo, dell'artigianato, del mestiere. E volevo così collegare un paio di cose, cioè la Sardegna ha un forte potenziale, al di là del prodotto poi tipico, il prodotto locale, il prodotto tipico, l'artigianato, che effettivamente io, osservando più dall'esterno, perché ultimamente non sono stata poco in Sardegna, ho notato un grosso progresso, diciamo, di creatività, di impegno e di passione, anche in piccoli produttori che sono riusciti a sfondare all'estero con il prodotto sardo in maniera sorprendente, non solo nel campo dell'enologia, dei vini, ma anche in altri campi. Quindi da questo punto di vista c'è stata, diciamo, una certa vivacità, non so se quanto sostenuta anche dalla programmazione, dai fondi regionali. Che la Sardegna, in qualche modo, io in uno, adesso non ricordo quando, sempre tanti anni fa, una cosa che avevo scritto, mi era venuta fuori l'espressione, diciamo, avevo definito la Sardegna un'isola nel cuore del mondo, perché proprio si diceva, al centro del Mediterraneo, che è la culla della civiltà occidentale, in qualche maniera c'è questa potenzialità proprio di fungere da collegamento, da fare da hub, diciamo, usando una parola straniera, anche perché casualmente, ma non tanto casualmente, se pensiamo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica nel campo della comunicazione, la Sardegna è stata la culla dell'internet italiano, prima con Italia Online e poi con Tiscali, con Soru, e quindi questo anche, diciamo, è un segnale forte. Prima ancora col CRS4, che ha fornito il materiale, che è un investimento pubblico. No, per dire, quindi potrebbe avere questa vocazione di luogo, diciamo, di attrattore in generale, proprio per aggregare, chiaramente non soltanto, noi parliamo qui in ambito culturale, ma non soltanto per essere un territorio di aggregazione rispetto alla sperimentazione e all'innovazione a livello internazionale, non soltanto italiano. Allora, è tutto gente, come si dice. Vuoi dire? No, è quasi tutto. Allora, sì, prego. Dottor Careddu, nei prossimi 5 mesi lei cosa c'ha da fare? No, nel senso, c'è la campagna elettorale in corso, lei non ha mai pensato di, no, presidente, candidato, no, nel senso, io, no, ci sono degli amici qua di Cagliari che io vi sfido, per questa è la mia testimonianza da sassarese che viene in trasferta, io un funzionario regionale che parla di cose che noi capiamo non mi era ancora capitato prima, non per, no, ma è così, però io, cioè, la riflessione è questa.
Soltanto per questo, io non so se condividete questa cosa, questa due giorni varrebbe la fatica, nel senso, chi di voi sapeva che c'è un meccanismo partecipativo per disegnare l'utilizzo dei fondi europei nei prossimi anni? C'era qualcuno? No, c'è qua Antonio Cavidu che ha un'età più di noi. Allora, la riflessione terrificante che propongo è questa. C'è un meccanismo partecipativo al quale chi sta partecipando non sa, non sappiamo neanche come si acceda all'informazione che esiste un meccanismo partecipativo. Primo. Secondo, questo è un orizzonte sul quale sicuramente noi ci attiveremo in forme che vediamo, poi se ci dice che sono anche urgenti ancora di più. Però mi chiedo una cosa anche più semplice, se vuole. Perché se esiste un piano triennale sul lavoro non può esistere un piano triennale sulla cultura, sul bilancio ordinario della regione? Cioè la programmazione si gioca su questo, c'è la possibilità su un tempo congruo di poter programmare. Perché non è possibile questo e tutti noi dobbiamo aspettare agosti o settembre per sapere se possiamo spendere, rientrare dei quattrini spesi? Io la risposta ce l'avrei anche, semplicemente perché non si sa chi deve fare questo piano per la cultura. Perché un piano per la cultura è un piano complesso, è un piano che riguarda diversi settori. Voi sapete che l'amministrazione regionale è organizzata in califfati e quindi neanche proprio califfati. E da questo punto di vista, se appena appena si sfiora una competenza altrui ci si deve bloccare. E ogni qualvolta devi camminare borderline, la mia è una di quelle strutture che cammina spessissimo borderline, devi stare estremamente attento, quindi dico, non so cosa farò nei prossimi 5 mesi, soprattutto dopo questo lancio, vuol dire mi hai cotto. L'altra cosa è che molto spesso la pubblica amministrazione viaggia sul conosciuto, viaggia sulle cose statiche, viaggia sulle cose che probabilmente puoi raggiungere. E volevo dire, perché volevo raccontare un pensiero che mi era venuto in una precedente tavola rotonda che ho fatto con un famoso economista sardo, che tra l'altro stima anche tanto, che diceva che bisogna avere le spalle e i piedi per terra, no? Da questo punto di vista diceva, quando programmi e verifichi i risultati attesi non puoi mettere che vuoi toccare la luna con un dito, perché questo non è possibile, quindi fai un programma serio. E io pensavo, la prossima volta glielo ridico perché mi è venuto in testa dopo, la risposta degli scalini, come dicono i francesi, quando sono sulle scale mi viene, no? E io pensavo, sì, però se hai una visione e la chiami grande frontiera, se riesci a stimolare l'orgoglio, la ricchezza, le volontà e l'intelligenza del tuo popolo, se hai anche un po' di risorse e ti costruisci la missione Apollo, non solo te la conquisti la Luna, probabilmente ci pianti anche la bandiera. Ecco, questo è il problema, probabilmente ci serve un Kennedy, e questo è un altro problema. Allora, adesso è veramente per ora, naturalmente, perché poi tutti i discorsi, come sapete, non finiscono mai con gli esami. Vi ricordo, buon pranzo, naturalmente, vi ricordo l'appuntamento alle 15.30, alle 16 poi Tavolare ci racconta, mi sembra 16, poi abbiamo l'incontro e quindi 3:30, no, Giancarlo Gianni ci presenta i suoi lavori, poi non mi ricordo l'ora in cui incontreremo Giuliano Montaldo, dopo aver visto 18:45 l'incontro con Giuliano. Prima c'è il documentario che Marco Spagnoli ha realizzato su, con, intorno a Giuliano, e poi ci sono gli altri appuntamenti. Comunque è un pomeriggio molto, molto ricco e intenso. Passate una buona giornata con noi. No, non l'ho fatto.